anche con gli interlocutori del mondo produttivo e spessissimo con il mondo dei costruttori. Un giorno Tetti interviene per dire la sua su una delle formulazioni che stavamo discutendo e un autorevole rappresentante dei costruttori lo interrompe dicendo: come si vede, professor Tetti, che lei non ha mai saputo un affare nella sua vita? E Tetti, che non era un oratore, era una grande difficoltà, che l'ha conosciuto forse solo di poco, con un microfono. E Tetti disse: lei faccia il suo porco mestiere, che io il mio so fare. E bene, voi sapete che il governo Letta, nell'approvare il decreto, cosiddetto decreto del fare, ha approvato una norma di deroga agli standard che per legge si chiamano limiti inderogabili. Dal 68 fino ad oggi non erano mai stati derogati, perché era impossibile, la legge dice che sono limiti inderogabili, invece qualche mese fa sono stati derogati, consentendo alle regioni di poter formulare diversamente queste norme, che sono secondo me una norma di grande civiltà. Ecco, è stato ricordato stamattina, e chiudo anche io su questo. La malinconia, la solitudine, la tristezza di Tetti, che è sempre stato un grandissimo pessimista, ma nel suo sconfinato pessimismo credo che mai avrebbe potuto immaginare che arrivava al punto in cui invece